Purtroppo la pioggia l'anno scorso ci ha privato tra i vari interventi anche di quello di, in programma di Beppe Severnini e Stefania Chiale, ma siamo qui. Beppe Severnini, Stefania Chiale. Io ho optato per i gradini. Siete degli eroi. No, davvero, sono, ognuno di voi vale quattro. Perché dov'è Danco, l'organizzatore, il grande capo a fare il bagno? Ci, sto, ci scommetto, qualcuno glielo può riferire, magari Severino. Danco Singhia in questo momento sta facendo il bagno e noi siamo qua. Anche noi facciamo il bagno, ma in modo diverso. No, davvero, venire alle quattro e mezza di, un, di una giornata così, di un venerdì così caldo è davvero una grande cortesia e quindi davvero cerchiamo di fare il possibile. Ma poi ci sediamo da bravi. E quello che volevamo fare l'anno scorso è passato un anno, sono passate molte cose, forse troppe cose in quest'anno e alcune le sappiamo e diciamo che il tema che volevamo trattare, quindi il mondo dei social che... È più importante anche se uno dice ma io non ho Twitter, non ho Facebook, non, non uso Instagram e Telegram, manco so cos'è, non ha importanza. Ci sono moltissime altre persone che le usano, molti che le usano bene, alcuni che le usano male e alcuni che le usano in maniera terribile, tragica. Allora, avevamo pensato quindi di dimenticare quello che abbiamo fatto l'anno scorso se non come tema quindi teniamo i social perché sono ripeto non trascurateli rivedo qua persone che magari per tanti motivi ma è importante ma di trattarli in modo diverso di prendere l'attualità l'attualità che abbiamo seguito parlo al plurale perché Stefania Chiale che è una mia giovane collega che ho cresciuta con me quindi è, 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 lo vedete la differenza di età però io non voglio un applauso però per lei sì perché no. l'ha già fatto allora, Stefania si è presa, era in Inghilterra per Brexit, quest'estate era al Corriere, alle cronache, quindi sono fatti tutta l'estate facendo... Quindi l'ha visto da giornalista, cosa è successo e al di là che ci conosciamo bene, lavoriamo insieme, era... è un interlocutore che non farà soltanto domande assistite, io conoscendola e so che noi discutiamo e spesso non siamo neanche d'accordo su tutto come è giusto che sia, eh, io spero che dalla conversazione fra di noi, avendo io i capelli bianchi, forse ci sarà qualche punto di domanda in più alla fine delle sue frasi, però vi assicuro che da questa conversazione non la tiriamo lunga perché va veramente caldo, spero che di qua uscite, no ha detto bravo perché ho detto non la tiriamo lunga, giusto? C è proprio incoraggiante, c'è cioè quello che uno vuole, Cioè il primo state in fretta. mi diranno il primo bravo che ti è arrivato, cosa hai detto, hai parlato di, di Mark Zuckerberg a Roma, hai parlato di, di... No, quando ho detto non la tiriamo in go, bravo! Registrato. Allora, eh, quindi, io sono Beppe Severnini, lei è Stefania Chiale, prego, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dal titolo. I social sono la palestra dell'odio, Beppe, perché parliamo appunto, come, come hai detto, di social e di attualità dell'uso che, che si fa eh, dei social. Sono, come tu hai proposto nel titolo, la palestra dell'odio, sono la valvola di sfogo, di sicurezza della nostra società, sono un altro canale di eh, espressione, come, come ce ne sono tanti. Sono le tre cose che hai detto, ma purtroppo la palestra dell'odio, quindi la prima cosa che hai detto, sono anche una valvola di sfogo. Per fortuna il bar è rimasto come valvola di sfogo. Dopo due, due bianchi o tre, tre stravecchio, la sera la gente espone ancora le sue teorie del mondo, come si dice in, in genovese, Weltanschauung, come dite voi. Eh. E, e va bene che lo faccia da un'altra parte, va bene che le persone, Stefania, non debbano fare i nostri lavori per poter esprimere a tutti la loro opinione. Fino a pochi anni fa o avevi un giornale, una radio, una televisione, oppure i tuoi pareri li ricevi in famiglia il papà le ripeteva per la 44esima volta alla moglie ai poveri figli o al bar, adesso tu questo è allargato, questo va bene, sono uno strumento di comunicazione fantastico, ne parleremo, questo va bene, ma la palestra dell'odio che ci dà il titolo, Stefania, è non solo è vero, ma si allarga, cioè la palestra diventa sempre più grande. E se permettiamo che questo aspetto dei social diventi più grande e prosegua, perché sta diventando davvero esponenziale, finirà per distruggerli, perché le persone scapperanno, le persone normali, e si allontaneranno da strumenti che sono strepitosi. Parlo in particolare di Twitter, che è quello che io conosco meglio. Ma quindi tu suggerisci che eh, ci debba essere o ci possa essere un limite, un controllo da parte degli stessi? Secondo me sì. Ci deve essere un controllo da parte da parte. cioè prima il codice penale è e già spesso. un limite. È eh? lo stesso, poi non cambia. Beh, ma però la gente non lo capisce. Pensa che se io dico al signore là in fondo eh, va, mi avvicino a lui e dico una cosa diffamatoria è un reato. E se lo faccio a mezzo stampa è un reato aggravato. Se lo faccio qua dentro è un reato, se lo faccio su un social dove basta che lo ritwitto e diventa, ripeto, esponenziale, io ho 910.000 follower su Twitter. Voi avete tre follower, se voi scrivete una stupidaggine e io ve la ritwitto, in quel momento raggiungete come minimo 910.000 persone, io posso mettervi nei guai. Allora, ho usato un esempio limite ma per capirci, allora, questa cosa qui non è tollerabile, non è tollerabile l'idea che la rete sia una zona franca dove passa tutto, la diffamazione, la minaccia, l'insulto. Allora, abbiamo degli strumenti, poi se vogliamo entriamo nei particolari, ancora adatti al mondo analogico. Io ho parlato con la polizia postale che fa anche il possibile e occorre una collaborazione di tutti, degli, degli stati, degli ordinamenti, perché uno che mi minaccia, mi diffama, e posso fare esempi, che è successo anche a me, tu lo sai, non deve, essere, non deve poterlo fare. Non è che se lo fa su Facebook è meno grave, se lo fa su Twitter è, meno, è più grave. Sì, però è lo stesso Social che deve controllare. E stavo arrivando secondo te. e secondo me devono dare una mano. È Quando ]issimo. io sento. So che c'è. è stato qua il, il capo, dov'è Beniamino? Che ne parlavamo. È uscito. È uscito. <ride> parlavamo poco fa, il responsabile di Facebook Italia, gli ho detto che avrei parlato anche di questo. Quando io sento Mark Zuckerberg arrivare in Italia e dire: We are a tech company, not a media company. Siamo una società di tech non di media, vuol dire che in quel momento tu ti stai, stai dicendo io non sono responsabile. Eh no, perché poi i contenuti li servono bene per, per vendere i nostri dati. I contenuti. Quando succedono cose, prende la pedofilia e combattuta in maniera feroce per fortuna. Vedi che intervengono? Vedi che su certi casi di terrorismo intervengono? Quindi allora uno deve essere coerente fino in fondo. Dire noi siamo come il telefono, voi non ve la prendete come la società, la società telefonica se uno vi minaccia al telefono. Non è che andate dalla telecom e denunciate la telecom. Però devi, arrivare, devi essere coerente, devi arrivare al punto in cui tu dici benissimo. E io sono, ma non lo fanno, perché sono talmente media company e questa cosa noi non siamo delle media company, i contenuti non ci riguardano, è una sciocchezza colossale ed è provata costantemente. Sì, allora, quello a cui Beppe si riferisce ovviamente è quello che è successo in agosto a Roma, Mark Zuckerberg. È arrivato a Roma, l'abbiamo visto tutti nelle foto, a fare jogging davanti al Colosseo, a incontrare Renzi, il Papa, e poi è andato alla Louis a eh, sottoporsi, diciamo, a delle domande da parte degli studenti, a incontrare dei giovani start-upper. Stefania, fai la giornalista. Posto Posso che... fare io una domanda a te? Vogliamo <ride> sì. parlare di quelle domande? Esatto. Posto che ti trovi davanti a Mark Zuckerberg, la prima cosa che gli chiedi è come sta tua figlia, che... Insomma, forse vorrei chiedergli qualcos'altro. Però poi appunto Zuckerberg ha detto questa frase: cioè noi non siamo eh, una media company, siamo una tech company che tradotto è: non siamo responsabili delle cose che diciamo. Detto questo, la mia idea: no, scusa, delle cose che si dicono sui nostri. Delle cose sì, che, che sui nostri, che nostri, nostri nostre piattaforme dicono. che i nostri utenti scrivono e dicono. Detto questo, secondo me un limite, un controllo da parte degli stessi social eh, è molto difficile che ci sia, per tre ragioni. La prima è una ragione numerica, e cioè se i social dovessero controllare ogni singolo post o tweet scritto da un account privato, da una pagina Facebook, So, numericamente è impossibile po, po, no aspetta fammi le obiezioni una per volta aspetta, vai, okay. allora rispondo alla tua obiezione e eh no perché twitter che ha cominciato questo giochino siamo una tech company non una media company anni fa e si è messo nei guai io non nomi e cognomi, perché li faccio solo pubblicità, ma potete controllare. Poi qualche, possiamo anche prendere uno dei matti e vi leggo cosa fanno. Io volevo trasmetterli lì, lei mi ha detto anche no, e comanda, e ovviamente. no. Allora, discussione mia con Twitter. Un signore che come immagine profila una pistola puntata, cioè una pistola vista davanti, ok? Mi minaccia, mi dice delle cose sgradevolissime e pesanti, e loro dicono, mi rispondono in inglese, uh, uh, we, we didn't see the extreme uh, the, the, the situation or requirements to, to block this. Uh, non vediamo le, 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 diciamo le, gli estremi okay. bravo per bloccare questa. E io ho detto: o non conoscete l'italiano, soprattutto l'italiano di un certo tipo. Oppure un altro esempio. Posso? Sì. Un altro esempio. Arriva Matteo Renzi al Corriere, tu eri là, ma eri, lavoravi, eh, però la cosa la conosci. Arriva Matteo Renzi al Corriere l'11 di luglio, l'intervistatore sono io. Io metto su Twitter al mattino: in una roba decisa in fretta, ho detto guardate: abbiamo 300 posti, i primi che vogliono venire a ascoltare dal vivo Matteo Renzi in sala Buzzati al Corriere, il nostro presidente del Consiglio, l'intervista. E, e il primo, io ero all'aeroporto, ero appena arrivato a Malpensa perché ero fuori. Il primo tweet che è arrivato è stato, oggi pomeriggio vi facciamo saltare in aria. Scusatevi, allora, io no, non c'è niente da ridere. Io ho chiamato il Corriere, ho detto, voi avvertite la questura, questo qua è, un sono pronto a scommetterci qualsiasi cosa che è un deficiente, però li mandate i carabinieri a comunicargli che è un deficiente, perché al di là di un giornalista che noi siamo sostituibili, fungibili, c'è il presidente del Consiglio dentro il primo giornale d'Italia e tu sui social ti svegli e scrivi: oggi pomeriggio vi facciamo saltare in aria. Gli ho mandato un messaggio. di... No, devono averli o oh, l'hanno chiamato la polizia, l'hanno mandato lì. Io spero che l'abbiano tenuto sei ore in un caldo così, almeno. <ride> Capito? Così, una roba così, una punizione come questa. Stai lì e stai buono. È andato lì, mi ha mandato un messaggio, mi ha scritto ancora e mi fa: voi dell'elite. Voi avete già tutto, avete il potere, avete il successo, avete la notorietà e non permettete neanche che un, po', che, che un povero coglione come me sia un po' irriverente. Io gli ho risposto, lei non è stato un po' irriverente. Lei ha scritto, vi facciamo saltare, ma si rende conto di questi tempi? Io sapevo che era un coglione. Alla fine ancora un po' andiamo a mangiare la pizza insieme, perché poi di questo stiamo parlando. Si Però qualcuno deve che spiegarglielo. Il controllo c'è, ma... Dipende dal singolo, in questo caso da te, che l'hai segnalato a Twitter o a Facebook. Cioè, Facebook o Twitter da soli non possono controllare ogni singola cosa che viene segnalata. Stefania, scritta. io non l'ho segnalato dipende... a Twitter perché Twitter me l'avrebbe bloccato forse dopo 15 giorni e questo ha detto oggi pomeriggio. Allora, sono, e sono di una grandissima Secondo lentezza. Secondo me il controllo c'è, ma dipende, dipende dal singolo. Comunque, eh, ho capito quello che tu dici, anche una questione. Di tempismo, forse Twitter. è una questione <ride> di tempismo e soprattutto c'è un sospetto. Non soprattutto, ma c'è anche un sospetto. Che questi pazzi scatenati ci sono, Mentana che li, chiama, li ha chiamati web, però lui non è su Twitter, io sì, ci è, è tirato fuori. Questo genera traffico, allora il sospetto viene, allora siamo sicuri che questa indulgenza verso i matti estremisti, rissosi, minacciosi, non sia anche un modo per... per comunque il traffico glielo creano questi qua. Eh? Allora a me, per me, a me dispiace perché Twitter è una grande invenzione, o abbiamo intervistato, c'eri anche tu, abbiamo intervistato l'ex capo di Costolo, l'ex... Numero uno di Twitter, quando è passato da Milano prima, prima di lasciare l'estate scorsa. Quindi abbiamo né io né te, né io penso che siano delle grandi invenzioni. Però a me, questa, questa diciamo astuzia dell'irresponsabilità non piace. Secondo me, devono sono diventati troppo importanti per lavarsene le mani. Ponzio Pilato ce n'era uno e non aveva l'iPhone. Però, oh. ecco, diciamo, tu parli di casi estremi, c'è cioè chi invoca un controllo, un limite anche eh, nei riguardi di quelli che vengono percepiti come insulti. Eh, però, e eh, allora la mia seconda obiezione è chi è che stabilisce il limite tra l'insulto e la minaccia e quando poi si arriva al reato? Eh, e terzo... E, e finisco con questo: questa parentesi. Um, se questo limite, questo controllo ci fosse, secondo me grideremmo alla censura. Tu non credi? Perché è molto difficile stabilirlo allora, questo limite. Siccome non è bello, poi gli ripeto, fa caldo, quindi gli insulti col caldo peggiorano, come il formaggio non vanno lasciati al caldo. Allora. Io potrei dirti gli insulti sanguinosi che arrivano costantemente, arrivano un sacco di cose belle, intelligenti, potrei. apro il telefono, adesso ho scritto stamattina, prima di venire qua, ho, mandato, ho, ho twittato una cosa. Con la Virginia Raggi con le mani fra i capelli ho detto a me dispiace molto di quello che sta succedendo a Roma non sono per niente contento vorrei che Roma avesse successo con qualunque amministrazione ho solo detto però per favore questa volta risparmiateci è tutto un complotto dei poteri forti anche no allora e io sono sicuro che se adesso apro il telefono e lo facciamo, tanto ci vuole un secondo me ne han dette di tutti i colori ma se mi insultano mi dispiace, devo dire che mi scivola addosso, però, però l'insulto è una cosa, la minaccia è un'altra cosa. E la minaccia può essere anche un'immagine, può essere anche un'allusione, può essere cosa. E poi dipende anche dagli insulti. Adesso non voglio, però ci sono degli insulti che sono penalmente perseguiti, torniamo da capo. Perché io non posso, lì c'è Severino Salvemini, mi sta simpatico, proprio non mi viene in mente di insultarlo, ma perché se io mi alzassi e lo copro di insulti lui e tutto, lui, lui sta controllando, for, va dai carabinieri, cioè Severini è impazzito, però mi dispiace, poi di fronte a, a 400, quanti siamo, 300 persone accaldate, ma ha insultato. Se io però vado su Twitter, dove non siamo non a 400, ma a 910.000 persone scrivo che Severino salvemi e lo copro di cose altra diffamazione e insulto, allora va bene. No, c'è qualcosa che non quadra. Adesso guarda, tu, tu parli io cerco i miei insulti. No, diciamo, però ascolta. Eh. No, parlando di eh, controllo, di limiti, ovviamente sì riesce facilmente a passare dal discorso sui social al discorso sulle grandi eh, aziende tech. Viene sicuramente in mente l'esempio di Apple e dell'FBI. Eh, se vi ricordate l'FBI aveva chiesto a Apple piena assistenza per aprire di fatto l'iPhone di uno dei due killer di San Bernardino negli Stati Uniti. Um, Com'era andata? La Apple si era rifiutata di fornire questa assistenza e il risultato era che l'FBI aveva aperto da solo. Questo no, uh, era so, riuscito. Ci sono tanti colleghi che intravedo, ma alcuni sono particolarmente competenti. Beniamino, scusa, è corretto, l'FBI era andata in Israele a farsi craccare il, il telefono di... Il Ah, ha, pagato, ha pagato un milione. comunque Hanno trovato dei <ride> insomma, privati e che gli hanno craccato il telefono. Insomma, è riuscito ad aprire senza l'assistenza di Apple questo cellulare. Ovviamente il caso aveva destato enormi polemiche. C'era chi gridava addirittura appunto alla complicità, essendo il telefono di un killer, c'era chi gridava all'incoerenza di queste grandi aziende che prima, di fatto, non parlo in particolare di Apple però si è molto discusso sull'invasione nella privacy dei cittadini e invece loro proprio a difesa di questa privacy si erano rifiutati di fornire assistenza all'FBI perché dicevano che sarebbe stato un, gra un grave precedente, un eccesso del governo nella privacy dei cittadini. Tu cosa pensavi a riguardo? Secondo te appunto anche queste grandi società, le, le aziende tech dovrebbero collaborare di più con le autorità perché poi parliamo di questo di collaborazione, sì. di controllo. Di nuovo è vero che la legge, l'ordinamento la legge, che abbiamo scritto in quasi tutti i paesi è, è concepito per un mondo analogico e molte novità mettono in difficoltà il legislatore, ma rimane il fatto che c'è un signore a San Bernardino che ha ucciso altre persone, si sospetta che abbia dei complici, abbia dei collegamenti e poi magari se voglia, sono sicuro che è un tema di cui parleremo, quante tracce si lasciano sui social. L'autorità, quindi la polizia federale americana chiede, io datemi lo. Allora scusa, perché Vodafone, quando il Cameron, primo ministro in Inghilterra o il governo italiano chiede i tabulati, risponde: Ma io non ve li do i tabulati perché questa è la privacy dei miei clienti e se io comincio a dare i tabulati a voi poi devo darli anche agli altri? Guarda che non cambia niente. Loro hanno degli strumenti tecnici che o loro forniscono la chiave d'accesso o non, tu non li vedi tabulati. Attraverso i tabulati telefonici e la localizzazione di questi robi sono stati risolti quasi tutti i casi di cronaca nera degli ultimi anni senza i tabulati, voi sapete, ormai è diventato materiale da porta a porta, se ne parla tutte le sere del tabulato dove ecco allora oppure. La, le autorità americane dicono: io voglio una serratura sulle valigie, che esiste, che mi permette con una chiave standard che abbiamo solo noi di aprire qualsiasi valigia, perché io devo, devo avere la sicurezza che non mi mettete una bomba sull'aeroplano, la Sansona dice no. Io, noi abbiamo inventato la serratura del, mo, del secolo che non l'apriamo solo noi e voi no. Non ve la diamo, perché adesso, domani potrebbe chiedercela un tiratore. Tu sei Apple, che io amo e uso da 32 anni, e dici: siccome ha una tecnologia superiore, dici no, noi non vi diciamo come craccare questo qua se non hai il codice d'accesso. Allora capisci Stefania? È soltanto una questione di tecnologie. Certo che la tecnologia della valigia è brutalmente semplice rispetto alla tecnologia di quest'affare qua ma il principio è uguale Apple si comporta come una società telefonica che ha un procuratore munito dei, che dice guardi che qua hanno ucciso un bambino e se lei non mi fa accedere ai tabulati noi c'è cioè, questo signore potrebbe uccidere un altro la no perché io sospetto ripeto guarda che io sono un Apple fan da sempre io sospetto che sia la non sia un punto di principio, sia un punto commerciale di marketing. Nel momento tu devi, tu garantisci... Una sorta di immunità ai tuoi clienti, e questa è la cosa a cui tengono veramente. E questa è una cosa che, secondo me, in una democrazia e in un ordinamento, io fossi l'FBI o, o il procuratore distrettuale americano o un magistrato italiano che mi dicono: no, io ho la tecnologia non ce l'ho, ce l'ho, ma non te la do perché devo difendere la privacy dei miei clienti. Io, per usare un termine giuridico, mi incazzo moltissimo. Senti, e li farà... faccio tirare fuori quella chiave lì. A volte sono le stesse autorità che invece considerano ancora poco i social. Sappiamo che per esempio Telegram è un social che non tutti usano, ma che è uno dei canali che utilizza moltissimo l'Isis. Allora, forse da un controllo, da una mh, diciamo, attenzione eh, maggiore verso i social anche da parte delle autorità si potrebbero evitare... Stragi, sappiamo che gli assassini di domani lasciano molte tracce sui social. L'ISIS ne lascia tantissime sui eh, su social, sui canali Telegram, quindi su, su questo social. Secondo te, anche da parte delle autorità ci dovrebbe essere più attenzione. Quindi le cose sono, eh, è, è una, allora, dire, sono a due direzioni. Io non faccio il direttore dei servizi segreti da nessuna parte, per carità Sono convinto Ma cioè, c'è poca la... comprensione a volte da parte delle autorità. Compressione in che senso? Di, di, di quanto questi canali possano già essere utilizzati. Ah, nel senso non comprensione, nel senso di, 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 di understanding. Capire, sì, eh, di, okay, cap di capire, sì, di capire. Certo. No, pensavo comprensione di essere buoni, no, di capire. No. Io credo, Stefania, che in Italia, in Francia, dopo i pasticci che hanno combinato, l'altro giorno Olanda ha detto ci sono stati diversi attentati che abbiamo evitato, io sono convinto sia vero e li evitano anche. Quindi io sono convinto che i controlli ormai sono approfonditi, metodici, ma secondo me si potrebbe anche fare di più, perché non c'è solo il terrorista che comunica col terrorista il luogo e la data del, dell'attentato e magari usa il deep web o cose del genere o altri strumenti o Telegram o quelli che si auto... ci sono proprio... I fanatici che sono orgogliosi di essere pubblicamente dei fanatici e, degli, e dei seminatori d'odio e dei predicatori di violenza. In Italia noi stiamo espellendo persone con una regolarità. Io, che non sono noto per essere un fan scatenato del ministro Alfano, dico fa bene. Perché a me che un signore sui social. Per un anno di fila inviti alla guerra santa e applauda persone che fanno strage in un aeroporto. A me non sta bene. Cioè, mi sta bene, anzi, mi sta male, ma lo accetto che Charlie Hebdo faccia due vignette, una più idiota dell'altra. Però lì è diverso. La libertà dell'Europa, che è la nostra bandiera, che è la nostra cosa più bella, è la cosa che i nostri nemici non hanno e per cui perderanno sempre con noi perché noi siamo liberi, siamo liberi anche di per permettere a Charlie Hebdo di fare due schifosissime vignette. Questa è una cosa. Ma permettere a qualcuno di usare la nostra libertà e i nostri strumenti per predicare l'odio, per reclutare gente che ci mette le bombe a casa, no. E lì, secondo me, si può, si può e si deve intervenire. E lo fanno, e dovrebbero farlo ancora di più. Senti, invece, appunto, ovviamente questi sono casi, casi limite. Però, quando poi invece, tu ricevi, e ne ricevi spesso, perché <ride> me lo racconti, insulti sui social, come ti comporti? O soprattutto, quando è che superano il limite. Ma io li ignoro sostanzialmente, eh, una cosa chi, chi, seri, chi ha... C'è chi invece si Ma inizia Spagna. a rispondere allora a tutti, che... allora, allora si crea una catena. Il posto più pericoloso da questo punto di vista è Twitter perché è molto interattivo, e veloce, quindi Facebook è un po' diverso, Instagram è ancora diverso, insultare con le foto è un po' più difficile. Eh, quindi per gli insulti è soprattutto Twitter di cui stiamo parlando che è il più, più acuminato. Twitter è per chi lo usa bene un filo intermentale, vi spiace questa espressione? C'è il filo interdentale, floss, quello che dobbiamo tutti usare la sera ogni giorno. Quando mi dirà di cosa avete fatto oggi? C'è un caldo bestia, a me abbiamo fatto lezioni di igiene orale. Ma guarda che tra l'altro le igieniste dentali hanno fatto anche carriera in questo paese, sai com'è? Si sa. Si comincia così a Camogli con una Allora, il filo... Il filo, la signora sta vedendo i miei passaggi logici è strabigliata, ma non perdo il filo. Allora, se perdessi il filo interdentale e intermentale sarebbe uguale. Allora, il filo intermentale, interdentale serve a quello che vi ho detto. Il filo intermentale serve a ripulire gli ingranaggi del cervellino. Ci sono tanti modi: un bel libro, una bella conversazione, una bella chiacchierata fra amici, una bella serata. Ma Twitter usato bene è anche questa roba qua. E quindi. Chi ogni volta che lo insultano non risponde, il caso classico è Gasparri, che andrebbe è veramente incredibile. Cioè, lui risponde a tutti. E se attacca Briga, non puoi fare quella roba lì. O almeno se lo fai, parti mettendo anche ah, a qualcuno che lo faccia per te. Non no, so se Rispondi, aprendo il messaggio con chiocciola a nome di chi. Almeno lo vedete tu e chi segue quel Signore. È una roba un po' tecnica, ma insomma. E invece c'è cioè, chi lo fa c'è cioè, 100. Allora, il signor, tra l'altro, i nomi, c'è cioè un signore, non faccio. Che ha la, come profilo Twitter a ah, deniro in taxi driver. Quando c'ha la, la cosa che si mette davanti allo specchio e dice, Are you talking to me? Cioè questo signore probabilmente ha dei problemi di personalità non da poco, ma se lui vuole avere denaro in taxi driver nel suo, di solito questi hanno dai 14 ai 18 followers, Cioè, giusto, proprio gli stretti conoscenti, eccetera. E sono violentissimi. Se, tu, se questo signore di taxi driver che mi dice sei un verme schifoso, servo del padrone, perché servo del una volta si diceva uno scemo, adesso servo del padrone. È lo scemo del 2000 degli anni dieci? Se io gli rispondo, gli do un palcoscenico vicino a un milione di persone, ma sarò scemo? Ma no. A parte che non li guardo neanche tutti. Spiace perché poi l'interazione Twitter è, nel mio caso, purtroppo sta diventando, come era un tempo il giornale, come è la televisione, un veicolo a senso unico che non, voglio dire, anche adesso noi abbiamo il microfono e voi no, quindi ha senso non è sbagliato di per sé, però la bellezza dei social era che erano interazione era un in una strada doppio senso. Nel momento in cui dall'altra parte della strada hai delle persone che trovano solo occasione di urlare, tu smetti e ritorni a fare quello che facevi prima, fai un tweet, commenti e, e, e guardi i commenti ma non rispondi ed è un peccato. Tra l'altro molti non insultano ma fanno, eh, hanno una funzione secondo me giusta e benvenga. Cioè i social permettono anche a chiunque dica, scusate il termine, una cazzata, di essere subito smentito. No? Quindi il ruolo di fact checker dei, dei social. Eh, è una cosa anche importante da questo punto di vista, quindi non è solo eh, un, un, una piattaforma che ha aperto a tutti il diritto di eh, dire qualsiasi cosa dalle cose sensate, all'insulto, ma è anche ovviamente una piattaforma che consente di controllare quello che i giornalisti, per esempio, o i politici dicono e di essere subito smentiti. Questa è una considerazione ottima che spesso ci dimentichiamo da fare, esattamente così quando io ho la tua età. Era difficilissimo controllare quello che facevamo. Quando Montanelli, che è stato il mio maestro, andava in giro negli anni 40, di fatto avevano diciamo, una libertà di, 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 una libertà di azione, mettiamola così, enorme. C'è chi ne approfittava. Appellius, per esempio, è stato il più grande, uno dei più grandi contaballe della storia del giornalismo italiano, le leggendario. Appellius scriveva Asia tragica immensa e Montanelli mi diceva che secondo lui non c'era mai andato, cioè facevano allora erano anni così, ma già noi negli anni 80 c'era la possibilità di essere estremamente imprecisi. A te, faccio io una domanda a te: a te è successo? Io vedo il ti seguo su Twitter e, e poi Stefano mi dà una mano anche su Facebook, che... dove capisce molto più di me. Ti è successo di? Due domande. Di rispondere a complimenti per il lavoro che hai fatto. Ma è arrivato un pezzo sul Corriere quest'estate che è piaciuto, già, primo. E secondo, ti è successo che ti abbiano corretto e ti sia stato utile? Sì, allora, la prima sì, eh, rispondo, grazie, semplicemente. Eh, la, la seconda, ancora di più, è, è molto. Ovviamente, ci sono quelli che invece pur di andarti contro, scrivono qualsiasi cosa, però la maggior parte di quelli che leggono veramente, perché poi ci sono quelli che insultano senza aver letto il pezzo, magari partendo dal titolo capiscono una cosa e ti vanno contro e, e, e dici magari leggi perché non è così, no? quello, che, quello che abbiamo scritto è diverso. Ma quelli che invece ti segnalano un errore, che sia per un pezzo, che sia per un'edizione di una rassegna stampa, è assolutamente utile e spesso rispondiamo dicendo ovviamente sulla carta non è possibile è possibile correggere ma abbiamo prontamente corretto nell'edizione online quindi no è assolutamente una funzione importante secondo me da parte degli utenti dei social. Senti parliamo, arriviamo appunto all'attualità qualcosa, qualcosa abbiamo già detto? Sto controllando se c'è qualche insulto in diretta così ve lo leggiamo e ci facciamo. Tu vai avanti <ride> intanto. Parlando di attualità appunto Spesso eh, parliamo di quello che è successo quest'estate, l'estate è spesso un momento molto tranquillo, fin troppo per chi eh, fa il giornalista, quello non è successo assolutamente quest'estate, è successo di tutto, doveva solo più, non so. Non, non dirlo. <ride> no, no. Infatti, è, no, è successo qualsiasi cosa e molto, molto di quello che è successo, di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo letto e vissuto è passato sui social, è passato anche prima sui social. Ehm, prendiamo il, il caso Principe su cui si è molto dibattuto, ehm, il tentato golpe in Turchia e la famosa intervista su FaceTime di Erdogan. Erdogan, dopo aver passato una vita a chiudere social, a porre limiti, divieti, eccetera, durante le ore del tentato golpe in Turchia, ha rilasciato, si è fatto intervistare, era l'unico modo per lui di parlare a tutta la nazione, su FaceTime. Che cosa è successo? Qual è la lettura che dai di questo, di questo evento? Allora. La quindi, tra parentesi, quindi le cose sono passate sui social ed è grazie ad un social che la Turchia ha saputo qual era la posizione del, di Erdogan. Allora, la prima, no, diceva dell'estate, guardate che è vero, pensate che in inglese, nel giornalismo inglese, l'estate la chiamano The Silly Season. Cioè, proprio la silly season è quando nei giornali finisce di tutto perché bisogna, non lo so, un articolo sui ricci o sui funghi. E poi si fa... faccia lo stesso. Cioè, qualunque cosa, la silly season. Quest'estate è stata una tragic season perché, per i motivi che sapete, praticamente Brexit, che non è una tragedia, è una decisione democratica e politica, ma è stato uno shock, e poi è cominciato e purtroppo è successo fatti di terrorismo, gli incidenti dei treni, le vicende in America, fino a quello che è successo a Matrice. Quindi è stata un'estate terribile. Rispondo alla domanda. Vedi, noi siamo, vi ricordo che avevo scritto una cosa sul Corriere eh, proprio nelle giornate in cui voi facevate le due di notte per chiudere le pagine su pagine su questi temi. E avevo usato l'immagine del torrente. Cioè, qui noi siamo tutti dentro un torrente di informazioni e di avvenimenti a una velocità tale per cui è molto difficile capire cosa sta succedendo. Apro una parentesi. Un buon giornale dovrebbe fornire gli strumenti di comprensione, altrimenti serviamo veramente a poco. Chiusa parentesi. E in questo torrente arriva tutto, cioè pensare che la televisione e i quotidiani, anche nella forma online, esauriscono il torrente, non è vero? Perché questa è la prova. Tu hai visto come tutto, come tutto è mescolato. Come i social. chi odia i social usa il social per cosa. Poi dopo lo chiude, poi le persone chiedono aiuto attraverso i social. Per quello abbiamo scelto questo tema. Perché non, nessuno può permettersi di ignorarlo. Salve mio papà, mio papà. Purtroppo se n'è andato in marzo, ha quasi cent'anni, e era molto in gamba, molto sveglio, guardava il tablet, e tre o quattro anni fa mi ha detto, mi devi spiegare questo Facebook, questo Twitter? Gli ho detto, papà, posso darti un consiglio? Fregatene. Cioè, permettiti questo lusso, se stai bene, a 95 anni, sei con i tuoi figli e così via in campagna, fregatene. Ma giusto il mio papà del 1917 gennaio 1917 poteva fregarsene, nessun altro. Quindi quello che, è, che è, l'esempio che ha usato è ottimo, ma ce ne sono moltissimi altri. No, però rimanendo a, a quello, secondo te, cioè, qual è la tua lettura di quello che era, è successo? La mia lettura è che perfino, a parte il fatto che FaceTime, l'intervista con Eddie Erdogan su FaceTime è passata attraverso CNN, quindi uno strumento no, relativamente infatti, tradizionale. Infatti questa era, era un'obiezione perché poi di fatto se Erdogan avesse solo... Uh, avuto, avesse rilasciato un'intervista su FaceTime, l'avrebbero cioè, visto in pochi. Per essere visto da tutta la Turchia e da tutto il mondo, una telecamera della CNN turca ha ripreso lo schermo della cronista che aveva contattato su FaceTime Erdogan. Questo vuol cosa vuol dire? Che si sì, passa tutto prima ormai dai social, però, però forse sono ancora necessari i vecchi... Media, ma perché certo, questo non, è un esempio ma, ma, eclatante. Speriamo per me e soprattutto per voi, che vedo i, per voi che siano che siamo necessari, la televisione è necessaria, qui passeranno televisivi e ve lo spiegheranno. Anch'io ho fatto televisione, ma non sono un televisivo. E passeranno. Certo, Stefania è tutto importante. Però se hai inserito questo elemento nuovo, se prendi Nizza, che è stato fra tutti. Non, è difficile fare le graduatorie Olimpiadi dell'orrore. Però un po' perché non è distante di qui, un po' per le modalità di quello che è accaduto. Però le notizie che sono uscite, cioè gli allarmi, le fotografie, i video, sono partiti di qua. Ecco, però tu sul Corriere, proprio in relazione ai filmati di Nizza, di Monaco, ai fatti, alla prima morte in diretta su Facebook Live, quest'estate c'è stata la prima morte in diretta su Facebook Live negli Stati Uniti. Eh, tu hai scritto... conta qual è l'episodio perché... Sì, dopo uno, insomma, un, una, la polizia aveva fermato una macchina con una coppia di eh, ragazzi afroamericani e poi insomma il, polizio, il, il ragazzo stava spiegando che aveva la patente nel bagagliaio eccetera e il poliziotto ha sparato a morte, eh, insomma ha ucciso questo ragazzo, L eh, la fidanzata ha ripreso gli ultimi momenti di vita del suo fidanzato su Facebook Live, quindi il mondo in diretta ha visto quello che era successo col poliziotto che aveva ancora la pistola puntata e il ragazzo che insomma, e, stava E le stava relazioni morendo. etniche negli Stati Uniti, la situazione degli afroamericani che hanno adesso avuto un presidente per otto anni che era uno di loro, le cose sono cambiate, sono aggravate, anche per, sì. a causa di questo video. Poi adesso ti lascio andare avanti. Mi è venuta in mente una frase che ho usato in un mio libro sull'inglese tanti anni fa, quando credo che tu avessi circa quattro anni, cinque anni esattamente, si chiama l'inglese lezioni semiserie. L'inglese? Ecco la signora... Oh, vai, in quel libro lì lei trova una frase. L'inglese non si ama, si usa. Io lo amo, eh? quindi a me piace anche. Però l'inglese è essenzialmente una, linea, è una lingua che si usa. La stessa frase la potrei spostare sui social. Oggi siamo qui a dire: so che non siete, salvo alcuni di voi, un pubblico specializzato. Siamo alle quattro e mezza d'estate, alle 5 a camogli. Anzi, non hai ragione, sono già alle 5 e un quarto a dire la verità. Il, la verità è che tu i social non li ami. Ma devi imparare a usarli perché fanno parte completamente della nostra vita. Perché rischi di esserne vittime e di essere indifeso rispetto a quello che succede? Non vuol dire smanettare tutto il giorno, ma già essere qua oggi, secondo me. Io spero che grazie a che è questa conversazione si esca con due o tre idee di più. Perché abbiamo usato esempi di cronaca, tu adesso mi hai tirato fuori, non me lo ricordavo questo qua. E penso che se noi andiamo a prendere ogni tragedia di quest'estate, purtroppo. Perché se non avrebbero dovuto accadere. La, I social non sono la causa o l'effetto, ma sono parte del torrente in cui siamo dentro tutti. Però, secondo te, questo torrente? Cioè tu hai scritto sul Corriere proprio nei giorni dell'attentato di Nizza, il Prima di Monaco, eccetera. In tre settimane è successo di tutto. 20 giorni incredibili e istruttivi in cui abbiamo capito la velocità di un mondo che non capiamo più. Allora, la mia domanda è. I fatti così ripresi in diretta aumentano la nostra comprensione oppure la limitano, aumentano la confusione? Perché tu hai usato questa espressione, un mondo che non capiamo più? Perché la velocità del torrente, non, quando sei lì e ti prendi l'acqua in faccia costantemente, ti alzi, pensi di avere a respirare, ti arriva un'altra ondata e se scivoli ti becchi pure una roccia in testa, è complicato. Allora perché? Il mestiere mio, qua sono sicuro che dentro qua ci saranno 200 mestieri diversi. Utili. Eh, Simona fa la cantante, qualcuno farà il medico, l'avvocato, il panettiere, qualunque cosa utile. Il nostro mestiere, Stefania, è cercare di fornire degli strumenti interpretazione di interpretazione della complessità de, de, dell'attualità. Non la verità, ma strumenti. Quando mi chiedono, anzi se vuoi un consiglio, quando ti chiederanno ma uno, una ragazza della tua generazione, ma ha ancora senso fare il giornalista? Tu rispondi, guardate, qualcuno che unisca i puntini o ci provi è fondamentale, Dici, che vergogna. Tu, il tuo mestiere lo descrivi unire i puntini. Urca, certo, certo. l'unitore. Poi dopo le, io unisco i puntini e dico signora, questa è secondo me l'immagine che viene fuori oggi. E lei mi dice: Non sono d'accordo, ed è legittimo. Non è che, che. Buon bagno, eh? Un applauso al, no, all'organizzatore del Festival Comunicazione. No, stiamo di fresco, noi qua siamo arrivati, stiamo... sono eroici, eh? Poi tutti in spiaggia <ride> con lo champagne offerto da Danco e grazie. No, grazie. Lui non sa che noi. Abbiamo realizzato uno streaming in diretta or, in tutto il mondo per vedere. E quindi io in qualunque posto ero, non ero nell'acqua. Però, eh, estendo un festival in cui eh, ci sarà anche la presenza di ministri. Stasera viene la Giannini, domenica viene Ministro della Difesa Pinotti. C'è un problema organizzativo di sicurezza. Quindi, Prefettura, che hanno scelto l'ora. Quando è che parla? Bene, facciamo una riunione così Danco non può assistere. Li metti qua dentro il ministro? Questo non lo posso dire, riservatezza. Ah, vabbè, no, comunque secondo me è ottimo perché dubito che i contestatori vogliano affrontare questo caldo. Questo si fa per amore, non per contestare. Quindi io questo chiamo la Stefania Gianni e dico: guarda, se vuoi andare bella tranquilla, ti metto in un tendone che esci, che sei due chili meno, e proprio bellissimo! Una sauna. Senti, Beppe, rimaniamo su Facebook e su Facebook Live di cui abbiamo parlato prima, però in toni e, e, e su, su, su ambiti e argomenti più leggeri, oddio, dipende da, dalle letture, perché chi ha Facebook e ha compiuto il mio stesso errore, e cioè seguire la pagina di Matteo Salvini? <ride> Quest'estate ha notato che Facebook è stata invasa letteralmente da video in diretta di Matteo Salvini. Nelle notifiche io vedevo in continuazione Matteo Salvini in diretta. Salvini in diretta. Ogni tanto andavo a vedere per curiosità e, 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 e mi imbattevo in questi video che duravano mezz'ora, tre quarti d'ora con Salvini senza contraddittorio che parlava in continuazione, in continuazione, con tutti i cuoricini degli utenti, che, insomma un incubo. Ma tu ne hai visti quanti? E, dai, tre o quattro, insomma ce n'erano ogni, ogni giorno uno da, da, dal mare, dalla spiaggia, Salvini, insomma in costume. Cioè tu hai visto quattro video di Matteo Salvini. Eh, li ho visti purtroppo. <ride> Allora, ovviamente è un tema su cui si è già dibattuto, però ci piace tornarci. Come cambia, come è cambiata la comunicazione politica da Matteo Salvini a Matteo Renzi, passando per gli altri, eh, Danco ci ha appena parlato dei ministri, quindi rimaniamo in ambito politico e, e parliamo di come è cambiata, appunto questi video ne sono la dimostrazione. Allora, è cambiata perché alcuni hanno capito come usare questi strumenti, io lo, lo scherzavo, però non c'è dubbio che per esempio... Matteo Salvini abbia capito che la diretta live eh, attraverso Facebook o Periscope o non so ma lui cosa... Era usi bravo, lui... eh. Cioè non no, e, er... lui era è... Era bravo. Perché no? Voglio dire, da... le mie critiche a lui sono alte di alta natura, ma secondo me l'idea di usare questi strumenti insieme ad altri, secondo me è più lungimirante usare questi strumenti che accamparsi in tutti i programmi RAI per 18 mesi come ha fatto. Una volta sono andato, ho avuto anche un po' da dire perché si è offeso il conduttore. Perché ho detto: che, Ma lei il suo programma televisivo è Guardate, il mio sarà Salvini Free. Ma non perché ce l'ho con la Lega, perché era dovunque. E avevamo però un, 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 un cartonato in redazione. Avevamo. Un grande cartonato di Salvini, in modo che se qualcuno. Ma con me non c'è in questo programma. <ride> era nelle, nella stanza degli autori, c'era un cartonato di Matteo Salvini, così non potevano dirci niente. Noi Salvini ce l'avevamo, era un cartonato. No, scherzi a parte. Allora, al di là di questi eccessi, però non c'è dubbio, secondo me Matteo Salvini sa usare questi, questo strumento. Matteo Renzi, anche se viene deriso, la verità è che ha capito che Twitter è un modo efficace, immediato, di superare qualsiasi intermediario e arrivare alle persone. Voi dite, ma io non ho Twitter. Non preoccupatevi, lui ha molti follower su Twitter e ovviamente tutti i giornalisti per forza di cose, è il capo del governo, quindi ci... A, 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 a far rimbalzare il messaggio ci pensano poi le radio, le televisioni. Ma è uno strumento utile. Eh, Berlusconi è una questione culturale. Berlusconi aveva capito la televisione. Come sono sicuro che fra poco Freccero se glielo chiedete, vi confermerà: meglio di, di moltissimi altri. Ma se è fermato, arriva un punto in cui tutti noi. Questo lo voglio dire: dice, Beppe, ah, quanti, quanti anni ha? 59. Io sono sicuro che arriverà un momento. Arriverà una tecnologia, arriverà una cosa in cui chiederò: Stefania. Mi aiuti per favore a capire. Già un po' accade perché Facebook le chiede una mano costantemente perché mi accorgo che lo so usare, ma non l'ho metabolizzato mentre ho metabolizzato Twitter a fondo. Allora arriverà un momento, per Berlusconi è arrivato quel momento, Berlusconi forse ha ragione, adesso va per gli 80 anni, per chi glielo faceva fare? La verità è che proprio non, non, sa di, non conosce questo argomento. La generazione dei politici di 40 anni non può, per, torniamo sempre lì, non può permettersi. Ieri ero a Mantova, dove tornerò domani, con Alec Ross, che è il consigliere per l'innovazione di Hillary Clinton. È stato bravissimo, parla italiano, ha fatto un'imitazione di Bill Clinton meravigliosa. Voi sapete che Bill Clinton ha tre strette di mano? Lo sapevate? Mi tre strette di mano. Alzati. Allora se, metti, allora, se Bill Clinton vuole salutare una. Devo farlo senza microfono. Allora, se è un saluto, è così. dire ci sono, se eh, vuole qualcosa intensamente è così. Se veramente per lui sei importante, non preoccuparti bene, è, è così. così, no, 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 così, così, con la spalla. E, e, e poi Bill Clinton è il più grande seduttore ambisex, eh? è fantastico, mi ha detto, Alegros, quando parlava con mia moglie, si avvicinava, la guardava, non so se si chiama Sophie, non so come si chiama, diceva Sophie, what your husband is doing is important to America, is important to my wife, is important to me, so thank you Sophie. Mano sulla spalla, e dice che sua moglie, che è una cattiva decisa, eccetera, non cattiva, decisa. Dice: per due mesi: dice: Quello che dice Clinton lo fai perché eh, io l'ho incontrato una volta, non c'entra, ma dai, siamo d'estate, una volta solo, due volte. Ma su un argomento, mi ha colpito profondamente. Perché prima di tutto, è arrivato da me. Era, era negli Stati Uniti, era un incontro pubblico. Si è avvicinato e mi ha detto: Hello, my name is Bill Clinton. Cioè, gli ha detto, Pok! Cioè solo Madonna è arrivata da me e mi ha detto, hello, my name is Madonna. Ma sono venuto a intervistarti, fino da Los Angeles, mi devi dire chi sei. Vabbè. Poi l'altra è vestita d'azzurro, è anche più carina. Insomma, vabbè. Hello. già comunque grande prova di intelligenza. Voi trovate persone che siccome fanno l'assessore o fanno il sottosegretario o scrivono su un giornale, vanno in giro convinti che la gente non debba sappia. sapere chi sono. Questa è la prova. Questo lo dico per te, Stefania, È, vero, è, vero. è la prova in Tu hai la prova, è come se uno avesse una maglietta, come la felpa, ecco, con su Sono un cretino. Cioè, se uno <ride> chiunque va in giro e si comporta come se voi doveste sapere chi lui o lei è e lui, per i soldi i maschi fanno queste robe. Qua è un cretino. E, e dopo parlava con me ed era intensissimo, yes, yes. It's most interesting, oh yes. È arrivato un signore dice, Mr. President, e lui ha fatto una cosa che non dimenticherà più. Senza levarmi gli occhi di dosso, ha detto, hold on a second, I'm talking to this Italian gentleman, it's most interesting, I'll be with you in a second. Cioè io ero, poi dopo, finito il mio tempo, thank you, basta, io non, ma manco se lo ricorderavi, un genio. Voi avete in mente i cocktail party Stefania in cui a te non succede essere una bella ragazza, ma a me succede. Parli con le persone e parlano con te e già l'occhio ti supera per vedere se in fondo alla stanza c'è qualcuno di più interessante di te. È una vergogna, non fatelo mai. Senti, dato che sei, hai parlato di America, come va a finire? Cito ancora Alec Ross, che ripeto è un personaggio importante negli Stati Uniti, ha 44 anni, mi ha detto tra l'altro, Matteo Renzi ha tenuto a dirmi che è più giovane di me, è <ride> tutta bellissima bellissima storia. Allora, eh, Alec Ross mi ha detto, gli ho detto cosa pensi di Trump e lui ha detto in italiano, penso che è un maiale, <ride> ma non dico che è un maiale. E io pensavo per rispetto agli allevamenti di Pegognaga intorno a Mantova, così invece no, per rispetto ai maiali. È un demone, mi ha impressionato, cioè un uomo politico, un personaggio, io penso, e poi ha detto una cosa invece più precisa, è più e molto, ha detto che esiste un elemento di bigotry, di come si dice, tu che sei l'italiano, non bigotteria. Sì, no, ma bigottismo, come crei. si dice, bigotteria, bigotteria, va bene bigotteria, non bigotteria. Bigottismo. bigottismo. Sì. Chi vota bigottismo, chi vota bigotteria? Bene, no, bigottismo. Bigotteria Bigott cos'è? No, bigottismo. No, bigottismo Allora c'è un elemento di bigotry, di bigottismo in America, dice lui, presente, lo vedete, lo vedete che fa parte della loro storia, della loro storia religiosa, del, del rapporto con le armi, con la politica. Ma non è, è lì, dice è come un Amber, cioè una, la brace di un fuoco. E quello che ha fatto Donald Trump, ed è gravissimo, è soffiare, soffiare, soffiare su questa brace finché, dalla brace bi del bigottismo, è venuta fuori la fiamma. Io credo che, che non ce la faccia. Però io sono un ottimista. E dico anche una cosa: il giudizio su di lui secondo me deve essere impietoso. Deve essere più pietoso il giudizio sui suoi elettori. Mi spiego bene. Non sugli italiani che lo esaltano o lo giustificano, quelli lì usate il trampometro: anzi, è un come il termometro, misura la temperatura. Il trampometro in Italia servirà nei prossimi due mesi a misurare con chi avete a che fare. Se uno trova tenue in fondo, è uno, è uno del popolo, è uno contro l'elite, avete a che fare con uno scemo. Vabbè. Eh. Ma le persone che in America votano Trump o pensano di poter votare Trump sono lo stimolo. Di un, lo scusate, il segnale di un grandissimo disagio. Esiste la globalizzazione che io ho approvo e ho lavorato per l'economist, un posto e io penso che gli scambi delle persone, delle merci, delle conoscenze siano la, il sale del mondo e la cosa più bella che c'è. Ma non c'è dubbio che di questo che è successo negli ultimi 20-25 anni, favorito da Internet, perché ha coinciso il periodo, quindi 95-2015 ne ha goduto una parte della popolazione troppo piccola è che la classe media di tutti i paesi occidentali, l'America in testa, ha pagato un prezzo carissimo e drammatico di possibilità e vedere i propri figli che staranno peggi, peggio di te è doloroso. Per chiunque, in qualunque paese. Questa gente, a lui, lui offre una sorta di palingenesi. Ce la farete. Vedi che lui dice Let's make America great again. Non si capisce bene le gain a cosa si riferisce. Però, è la spia, Le Pen è la spia, i fratelli Kaczynski in Polonia sono la spia, la signora tedesca adesso con i... l'alternativa per la Germania è la spia. Alcuni movimenti, cose che sono successe in Italia, diverse, perché noi per fortuna siamo sempre diversi, ma non c'è dubbio che parte del voto per il Movimento 5 Stelle o per la Lega avesse questa, questa furia e questa rabbia questa, inf... questa scontentezza genuina, non è una finta quello che è successo in Austria, è impossibile che attraverso l'Occidente Brexit, tu c'eri, l'abbiamo seguito insieme, tu eri a Oxford, l'hai visto, poi eravamo a Londra insieme, abbiamo visto, ti ricordi, Brexit è stato, è stato preso da questo umore come occasione per gridare qualcosa, poi si sono trovati fuori dall'Europa, cosa di cui secondo me si sono pientiti, ma questa è un'opinione. Ancora una cosa? No, salutiamo, saluta tu. Ciao, grazie a tutti. Grazie, grazie Grazie Beppe Savernini e grazie per aver sopportato il caldo. No, lascia, lascia, lascia. Grazie Beppe, grazie Stefania. In realtà io volevo venire alla fine perché era più importante dell'inizio. Grazie ancora di essere tornato qui a Camogli e ovviamente siete già prenotati per il prossimo anno.